Buongiorno a tutti, mi fa piacere ritrovarvi, benvenuti a questo nostro primo incontro di questo sabato 18 aprile. Allora, ho voluto fare questa cosa, mi è venuta questa idea di questi saggi, diciamo, virtuali, per poter rimanere un pochino in contatto con voi, con le famiglie, con i ragazzi, anche tra di loro. E allora mi sono un pochino ideata questa cosa di questi saggi virtuali. Allora vorrei appunto fare questa scadenza dei sabati, quindi tutti i sabati alle 5, in cui ci ritroviamo e ascoltiamo 4, 5, 6 ragazzi che suoneranno i loro pezzi. L'unica possibilità, l'unico modo per poter ottenere un buon audio è stato quello di fare degli invii di video WhatsApp. Perché ho visto che anche con altre piattaforme tipo Skype, Meet, Zoom, il suono non era mai ottimale, anzi, tante volte c'era un suono molto brutto, stoppato, e quindi il WhatsApp mi è sembrata l'unica soluzione. Quindi i ragazzi cosa fanno? Mi inviano i loro video, io li visiono, li lavoriamo assieme e io poi li invio a una certa ora al sabato. Ho visto che loro lavorano sempre con entusiasmo, questo mi fa molto piacere, anche se purtroppo il contatto diretto è tutta un'altra cosa, però vedo che insomma l'entusiasmo e la musica non manca perché questo aiuta tantissimo. E niente, io vi auguro un buon ascolto per questo nostro primo incontro. Ci vedremo poi anche sabato prossimo e in questo nostro primo incontro eseguiranno i loro brani Rohan, che ci farà sentire di Prokofiev la passeggiata, Anna con un bellissimo valzer di Chopin, l'opera 69 numero 2, poi avremo Giacomo con il preludio di Rachmaninoff, opera 3 numero 2, Mario con un pezzo alquanto interessante che è lo slancio di Schumann, Maria Sofì, che anche lei eseguirà un altro valzer di Chopin, l'opera 64 numero 3. E infine Corinna, che è tornata dal Belgio e ci farà ascoltare lo studio opera 39 numero 3 dagli Etudes Tableaux di Rachmaninoff. Niente, i ragazzi suonano ovviamente dalle loro case con i loro strumenti, strumenti che in questo momento devo dire che alcuni non sono proprio accordatissimi perché purtroppo gli accordatori non stanno lavorando, quindi insomma noi li ascoltiamo lo stesso con grande entusiasmo e mi piacerebbe che dopo la loro esecuzione possiate fare magari qualche piccolo commento, mi piacerebbe audio, video, scritto, qualche piccolo commento sul nostro gruppo, anche i genitori, così ci teniamo in contatto. Ok, intanto vi auguro buon ascolto e ci vediamo poi sabato prossimo. Tante belle cose. Mi raccomando. Allora, adesso suonerò il 2 di Prokofiev, che è il Promenade, che oppure tradotto all'italiano significa la passeggiata. Thank you.
Suono il valzer di Chopin, opera 69, numero 2. Thank you.
Ciao, sono Maria Sofì e suonerò un valzer di Chopin, opera 64, numero 3. Ciao a tutti, sono Mario e oggi vi suonerò lo slancio di Schumann. Buon ascolto. Thank you.
grazie per l'ascolto. Eseguirò lo studio numero 3 dell'opera 39 di E tutto voglio dire.